Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Carissimi fratelli e sorelle, vorrei prima salutarvi, ai miei confratelli che sono qui a concelebrare questa Santa Messa, a voi che siete venuti, anche quelli che ci accompagnano per la TV della nostra diocesi. Mi chiamo Padre Fabio, sono brasiliano. Da 9 mesi sono qui in Italia e sono parroco a Terontola, Cortona. E dinanzi di questa sfida di parlare per voi in questa bellissima festa della Madonna del Conforto, che per voi avete un bellissimo significato, oggi la proposta del Vangelo per noi è in un contesto di festa, un contesto di sposalizio. E noi siamo qui in questo mistero di amore, di un Dio che si fa presente in mezzo a noi. Non mi prenderò nell'argomento teologico di questo Vangelo, che è bellissimo, ma parlerò un po' per voi oggi della figura della Madonna e anche della nostra missione come servi del Signore. E la parola di Dio oggi ci invita a obbedire il Signore. Maria Santissima è quella che ha prima obbedito la grazia di Dio, ha voluto fare nella sua pienezza la volontà di Dio nella sua vita e ha detto il suo fiat. E oggi, quando succede quel momento di un po' di paura per la mancanza del vino, Maria Santissima era attenta e possiamo dire che Maria, nella sua docilità, nella sua materna visione, nella sua materna attenzione a quello che succedeva, era attenta alla situazione di una festa che potrebbe diventarsi un momento di umiliazione, un momento di tristezza. Primo momento, non è un argomento teologico, ma possiamo, celebrando questa novena della Madonna del Conforto, Maria con la sua attenzione ha portato a quella coppia questo conforto perché non mancasse il vino per loro. Non soltanto di un aspetto materiale del vino, ma l'aspetto spirituale, perché vino nella Sacra Scrittura significa gioia. Non poteva mancare la gioia per in quel momento. E noi siamo in questa nozze anche, in questo sponsalizio, lo sposo, lo vero sposo, che è Gesù Cristo che sposa la nostra anima. Questo è il vero senso, questa sponsalità dell'anima, che siamo in ogni Santa Messa, in ogni mistero eucaristico, siamo invitati a vivere questa grazia. Noi, carissimi fratelli, stiamo sempre ad essere consolati per la Madonna, che è attenta ai nostri bisogni, che è attenta alle nostre necessità. Ma a un certo punto, quando lei percepisce che potrebbe venire a mancare il vino, lei è andata al suo figlio, come lei conosceva la grazia la grazia che lui dovrebbe portare all'umanità, questo dell'antico al nuovo, lei prende questa iniziativa di andare al suo figlio e dirlo che loro non hanno più vino. E Gesù risponde di un modo un po', possiamo dire, enigmatico, non lo so se c'è questa parola: che ho da fare con te, donna? Né?
ancora non è giunta la mia ora. Perché l'ora del Signore, tutti noi sappiamo, tutti noi abbiamo imparato nella nostra catechese, che l'ora della glorificazione del Signore è la croce, dove Lui ha donato, ha consegnato la sua vita per amore all'umanità, ma oggi Lui comincia questa glorificazione. Non è una glorificazione umana, è la glorificazione dell'amore, dell'amore che viene a riempire il cuore di quelli che ancora vivevano nel momento vecchio, nella liturgia vecchia, nella mentalità vecchia. Lui porta questa grazia nuova attraverso di questo canale che è Maria Santissima. E dopo che lei è andata da Gesù, lei è andata anche ai servi. A servienti, lasciami vedere, né? Madre dice ai servi, questo per me è il punto più importante di questo Vangelo. Lei ha detto ai servi, fate quello che vi dirà. L'obbedienza, carissimi fratelli e sorelle, l'obbedienza alla parola di Dio, l'obbedienza al comandamento del Signore, ci fa con che possiamo sperimentare il miracolo. Perché se quelli servi non avessero obbedito il Signore, non avessero obbedito la parola che il Signore gli aveva detto, il miracolo non succedeva. Non succedeva. Anche nella nostra vita cristiana, anche nella nostra vita quotidiana, della nostra testimonianza quotidiana, noi siamo chiamati a obbedire la parola del Signore. Se vogliamo sperimentare la manifestazione dell'amore di Dio nella nostra vita, dobbiamo imparare a obbedire la parola del Signore. Se vogliamo sperimentare il miracolo del Signore nella nostra vita, e Lui ancora può fare i Suoi miracoli, noi dobbiamo imparare a ascoltare la parola e a obbedire la parola del Signore nella nostra vita. E così sperimenteremo anche la gloria di Dio in noi. Ma dopo che è successo questo, che loro hanno obbedito la parola di Dio, vede, loro hanno preso quello vino e hanno portato ai capi tavola, ai maestro di tavola. Perché al maestro di tavola? Perché era lui il responsabile di sapere se mancava o no vino, e lui non era a tempo. Questi maestri di capi, maestri di tavola, né? capo tavola, penso che sia così, questi maestri di tavola erano responsabili per sapere quello che succedeva in quell'ospedalizio, ma loro erano distratti. La teologia dice che questi capo tavola, questo maestro di tavola, sono quelli che dirigono, c'è questa parola, dirigono la Chiesa, che non stava attento, che mancava la gioia, che mancava la speranza nel cuore delle persone. E questo è per noi sacerdoti, che dobbiamo stare attenti alla necessità del nuovo che il Signore vuole portare per noi, del nuovo dell'amore, della speranza, della pace che il Signore vuole donare e consegnare a noi attraverso il suo Spirito Santo. E noi, i servi, vedi carissimi, e dopo che i servi hanno portato i vini al capo tavola, questa è la vostra missione. La nostra missione è stare attenti perché nelle nostre comunità non manchino la pace, non manchino la gioia, non manchino la speranza, ma la vostra missione è anche portare, dopo sperimentare il vino nuovo della gioia, della speranza, della pace, voi dovete, come questi servi attenti alla parola del Signore, voi dovete portare questa gioia dell'amore di Dio nella vostra vita. Carissimi fratelli e sorelle, celebrare la Madonna del Conforto è celebrare questa Madonna, questa
donna che ci porta anche a noi il consolo, il conforto quando abbiamo bisogno. Per noi nella spiritualità possiamo dire, né, non teologicamente, ma possiamo dire Maria oggi, la Madonna del conforto oggi, se noi crediamo e se noi obbediamo la parola del Signore, è attenta ai nostri bisogni. E se noi obbediamo la parola del Signore oggi, in questa novena, noi anche sperimenteremo la gloria e la manifestazione dell'amore di Dio nella nostra vita, che trasforma quello che è vecchio in noi, che si trasforma in nuovo, una speranza nuova. Che oggi, in questa santa messa, in questo santo mistero, di questo sponsalizio di un Dio che viene a noi, nell'Eucaristia, nella parola, che il Signore possa trasformare il nostro cuore possa essere rinnovato nell'amore, nella pace e nella speranza, e come servi obbedienti che possiamo portare a tutti quelli che troveremo la gioia di essere cristiani e di sperimentare la gioia, la misericordia e l'amore di un Dio che ci ama. Amen.